Nella conferenza di Capigruppo di mi sembra il 19 maggio, diciamo, abbiamo preso una decisione di fare questo consiglio il 26 giugno con le interrogazioni pervenute, diciamo, all'ufficio consiglio entro il 16 di giugno. Essendo pervenute diciamo, diverse interrogazioni in conferenza dei capigruppo, abbiamo ritenuto opportuno e anche giusto, secondo me, dividere tutte le interrogazioni in tre consigli diversi, proprio per permettere, diciamo, una discussione sicuramente più tranquilla. Oggi, diciamo, all'ordine del giorno ci sono le interrogazioni dalla numero 14 fino alla numero fino alla numero 27. Quindi discutiamo di queste, presentiamo e discutiamo queste interrogazioni. Le altre, come nella conferenza di capigruppo abbiamo deciso, una parte andrà nel consiglio del 10 fino alla interrogazione numero 27 compresa. Allora, le altre interrogazioni, credo che siano 4 o 5, vanno al consiglio, noi abbiamo previsto per il 10, e le altre 3-4 interrogazioni nel consiglio abbiamo previsto per il 17. Devo anche far presente che mi è arrivata dalla Presidente del Municipio una comunicazione che per impegni precedentemente diciamo programmati non può essere presente e rispondere quindi alle interrogazioni di sua competenza, a meno che gli altri assessori non sono, diciamo, possano rispondere loro in nome della Presidente, però la Presidente per impegni, c'è una conferenza sanitaria, non può essere presente questo consiglio. Quindi, se, per favore, consigliere Matono, se in quell'interrogazione di cui la competenza del Presidente Fantino non verrà data risposta oggi, verranno chiaramente al prossimo consiglio. Allora, passiamo. La 7, la 11, la 15 e la 19 vanno al prossimo consiglio perché c'è la Presidente. La 7. La 7 va bene. La 11. La 7. La punto 11. Appunto, Presidente. Sì. La 15. Punto 15. E l'ultima, la 27. Esatto, questi vanno al prossimo consiglio. Allora, quindi partiamo dalla interrogazione numero, allora, l'interrogazione numero 14, interrogazione numero 20, allora ripeto, l'interrogazione nell'ordine del giorno è il punto 7, però è la numero 14. Scusi Presidente, richiamo al regolamento. Prego. Scusi Presidente, innanzitutto capisco che lei è giovane da consigliere, ogni volta che si fa una votazione, se lei avesse assistito a qualche consiglio comunale, municipale, mi faccia finire Presidente. Prego. Se lei usa l'abitudine che prima di votare fa una scamperata, magari c'è qualche consigliere al bagno, mi faccia finire. Consigliere. Perciò, e poi le interrogazioni si fanno ogni volta che inizia il consiglio, di qualsiasi seduta, all'inizio, prima dell'appello. Consigliere Matano, dopo l'appello, in conferenza di capigruppo abbiamo ritenuto, abbiamo deciso di destinare dei consigli, raggruppare le interrogazioni e discuterle in appositi consigli. Credo che la conferenza di capigruppo sia sovrana. Ho capito. È sbagliato. C'è il regolamento. La conferenza di capigruppo può anche sbagliare. Perciò io la pregherei. No, la conferenza di capigruppo credo che sia, che il regolamento lo permetta. Il regolamento lo permette questo, che la conferenza di capigruppo può destinare alcuni consigli alle interrogazioni. Credo si sia fatta anche nella precedente consigliatura. Consigliere Matola, per favore. Allora, ripeto, scusate però, Allora, per favore, allora, la interrogazione numero 14, che è il punto 7 dell'ordine del giorno, l'interrogazione numero 20, punto 11 dell'ordine del giorno, l'interrogazione numero 24, punto 15... Interrogazione numero 24, punto 15 dell'ordine del giorno. Però per favore, non è, scusate.
Presidente, mo' m'arrabbio, adesso lei mi deve far parlare perché io gli ho chiesto la parola. Lei ha detto che il Presidente, per impegni presi, assunti precedentemente, non poteva intervenire. Io questa interrogazione, la numero 14, l'ho presentata niente di meno che il 9 aprile. Lei mi deve dire adesso, quando è che ha comunicato al Presidente l'interrogazione e quando gli ha risposto il Presidente? Perché questo è importante. Non si può nascondere dietro il dito, no Presidente, mi faccia terminare, perché io le sto dicendo, lei ha parlato e ha detto, per impegni assunti precedentemente, l'interrogazione è stata presentata il 9 aprile, non penso che il Presidente, il Consiglio è stato deciso 3 giorni fa e il Presidente non penso che, 3 giorni, che il 9 aprile aveva preso altri impegni, allora o si nasconde perché non è in grado di venire qui a relazionare il nostro Presidente Fantino, lei sta rigettando 3 interrogazioni, sta rinviando che sono importanti, che riguardano il Municipio. Ha capito Presidente? E allora, e adesso, ma aspetterà l'interrogazione, ci avrò 3 minuti per me, e allora aspettiamo i tre minuti allora, capito? Allora, va bene? Allora, per favore richiedo un pochettino di rispetto. Allora, noi abbiamo deciso. Noi sto parlando, consigliere Madronna, per favore. Deve rispettare il nostro ruolo. Allora. Non può dire deve farsi. Allora, per favore, noi abbiamo convocato questo consiglio. Dopo aver fatto i capigruppo, io ho comunicato in data 4 giugno, oggi è 26. Io ho comunicato il giorno 4 giugno alla Presidente che oggi c'era il Consiglio sulle interrogazioni. La Presidente ieri pomeriggio alle ore 16:20 mi ha comunicato che non poteva essere presente per impegni assunti precedentemente e questa è la sostanza. Chiuso questo argomento passiamo alle interrogazioni. Allora, interrogazione numero 17. Ha rinviato la 7, la 10. La numero 14, la numero 20, la numero 24 e la numero 27. Allora, interrogazione numero 17. Ma rinviato questa era l'assessore competente, la 24. Scusate però, allora, io non è, scusate però, allora sono 5 volte che ripeto. Scusate, sono 5 volte che ripeto l'ordine. Allora, vengono rimandate. Per favore, le interrogazioni numero 14, l'interrogazione numero 20, l'interrogazione numero 24 e l'interrogazione numero 27, che sono di competenza della Presidente, perché ha le deleghe su queste materie. Quindi queste interrogazioni vengono rimandate al prossimo Consiglio, d'accordo? E le altre sì, diciamo, le discutiamo oggi. Allora, interrogazione numero 17, presentate dai consiglieri Lozzi e Coia, riguardante il raddoppio della bretella merci tra Roma Casilina e linea Roma Formia. Chi la presenta? Io. Prego. Sì. Allora, siccome è già qualche anno che Ferrovie Italiane ha in progetto di realizzare questo nuovo tratto ferroviario tra la stazione Roma Casilina e Roma Formia e va a colpire la parte del parco Niccolò Blois, di questa opera i cittadini non ne sono stati informati preventivamente, nonostante è un'opera che ricada in maniera devastante all'interno del territorio in cui vivono, una volta che ne sono venuti a conoscenza hanno contattato degli esperti che hanno rilevato che quel tipo di opera è costosissima, non è funzionale a migliorare la mobilità su ferro dei pendolari in quella zona e quindi è uno spreco di denaro. Sembrava essere accantonata, ma quanto asserito anche dall'assessore in proda durante la conferenza sulla mobilità, sembra che invece questa amministrazione sia assolutamente intenzionata a portarla avanti, quindi volevamo sapere la giunta di questo municipio come si pone nei confronti di questo progetto e di ciò che è stato detto
deciso a livello comunale. Grazie. Prego, assessore. Signor Presidente, consiglieri, allora, l'interrogazione presentata dal gruppo 5 Stelle, presentata dalla consigliera Lozzi, mi dà l'occasione di ragguagliare il Consiglio rispetto a questo tipo di progettazione che non è stata mai sospesa e non è mai venuta meno nelle intenzioni di Ferrovie dello Stato. L'ultima riunione a cui ho partecipato era alla fine di marzo, verteva sul sondare da parte di Ferrovie e dei dipartimenti competenti la possibilità di una nostra concessione rispetto al territorio dell'ex decimo municipio, tanto per capirci, lungo Lucio, via Lucio Mario Perpetuo, nel giardino intitolato a Nicolò Blois, la possibilità di svolgere le indagini propedeutiche alla stesura del progetto definitivo. Abbiamo rappresentato la nostra contrarietà rispetto al progetto in essere, che riteniamo invasivo rispetto al nostro territorio. Tenete conto che su questa bretella compete il territorio dell'attuale quinto municipio e del nostro. Nella scorsa consigliatura erano state fatte delle indagini sia nell'ex sesto che nell'ex nono, interessato soprattutto nella parte di Tor Fiscale e nella parte dell'acquedotto. Abbiamo rappresentato il fatto che al di là dei costi della realizzazione dell'opera, che competono ad altre amministrazioni, ad altri organi dello Stato, il fatto che lungo il terrapieno che dovrebbe sostenere il raddoppio dei binari, praticamente mangerebbe la metà del giardino, e quel tipo di progetto è inaccettabile da parte del municipio. Questa è stata solo una ripetizione di quello che erano state le posizioni che anche l'ex decimo municipio aveva espresso nella scorsa consigliatura. Ad oggi non c'è stata nessuna decisione presa dalla giunta né dal municipio, perché probabilmente questo tipo di intervento dovrà essere pure ragionato tra di noi in consiglio municipale. È chiaro che l'incremento, come sostiene Ferrovie, del raddoppio dei binari permetterebbe, secondo loro, vi rappresento quella che è la posizione di Ferrovie, ancorché si parla di bretella merci, di uno svuotamento della linea per quanto riguarda i passeggeri, soprattutto nelle ore di maggiore utilizzo della linea, quindi le ore per andare al lavoro e per tornare dal lavoro, poiché sarebbe possibile con questo raddoppio diluire nel tempo e non ammassare a Casilina il passaggio dei carri merci. Questa è la posizione di Ferrovie, questo quanto rappresentato è quello che il municipio sostiene. Ad oggi non è stata presa nessuna decisione da parte del municipio e non è stato dato nessun parere rispetto a questo intervento. Grazie. Consigliere Lozzi? No. Siccome dalla conferenza urbanistica non sono soddisfatta per un motivo solo, io non chiedevo se era stato espresso parere, ma se già si aveva un parere in merito, visto che quest'opera il Comune ha intenzione di farla, e quindi senza arrivare sempre all'ultimo momento, cioè due giorni dall'espressione di parere, magari forse sarebbe il caso di valutarla nelle sedi opportune insieme tutti quanti, perché i cittadini hanno già manifestato la loro contrarietà, vari studi hanno dimostrato l'inutilità. E sarebbe comunque un ulteriore, i soldi non ci stanno, servono a ben altro, quindi magari se ne parliamo tutti insieme nelle commissioni competenti prima che ci arriva dall'alto, sarebbe utile. Passiamo all'interrogazione numero 18 dei consiglieri Lozzi e Coia
riguardante lo stato di degrado di alcune strade e marciapiedi del municipio. Chi la presenta? Consigliere Coglia, prego. Allora, io qui ho semplicemente raccolto solo alcune delle segnalazioni dei cittadini, ma penso che anche altri consiglieri di tutti gli schieramenti le abbiano raccolte, perché lo stato di degrado delle nostre strade e marciapiedi è, come dire, sotto gli occhi di tutti. In particolare qui ho chiesto di via Campofarnia, via Passo Lombardo, via Brolo, via Casale Antonioni, via Isola delle Femmine, via Bernardino Alimena, via Schiavonetti, Carnevale, Cavalieri ed alcuni marciapiedi. Noi chiediamo invece dei cittadini, con delle foto allegate, cosa vuole e può fare il municipio in merito. Tutto qui. Grazie consigliere Coglia, assessore. Allora, è chiaro che queste strade hanno alcune situazioni giuridiche che sono diverse, non tutte sono in manutenzione dell'amministrazione municipale. La cosa che posso rassicurare al consigliere, a tutto il consiglio e sicuramente ai cittadini che hanno segnalato, che diciamo, rispetto al lavoro propedeutico che costantemente gli uffici fanno rispetto allo stato di degrado che dei manti stradali e dei marciapiedi, queste segnalazioni corrispondono con le priorità che il municipio ha rispetto agli interventi. È chiaro che purtroppo, come sapete bene, lo stato di degrado che c'è ormai da tempo rispetto ai sedimi stradali e ai marciapiedi probabilmente non permetterà, ahimè, io mi auguro di sì, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile col contributo degli uffici sicuramente, di nel corso di quest'anno, con i cespiti che l'amministrazione comunale ci mette a disposizione, di sanare tutte le situazioni che abbisognano di una manutenzione. Tenete conto che stiamo cercando, anche col contributo vostro, dico, con le segnalazioni che fate costantemente, di pressare, di stare appresso alle società di servizi che costantemente a cui chiediamo degli impegni che vanno diciamo, verso un ripristino delle superfici, non solo riguardanti lo scavo, poco più, ma tutti i sedimi stradali. Porta a conoscenza di questo consiglio che alcune di queste società di servizi rispetto al nostro territorio si stanno lamentando centralmente, quindi forse se lo riterrò chiederò un contributo, un cura al consiglio che, come dire, spinga e che rafforzi quella che è l'iniziativa che abbiamo preso insieme agli uffici di mettere queste prescrizioni molto vincolanti e forti alle società di servizi, perché è chiaro, per loro è molto oneroso questo tipo di ripristino. Quello che volevo precisare su alcune strade, quelle del Consorzio Carcaricola Romanina 2, quel comprensorio, così come quello di via di Schiavonetti, così come alcune strade, anche molte strade che riguardano ambiti consortili, il municipio non può intervenire, a prescindere dalle risorse che, come sapete, sono quelle che sono, ci sono pure degli stati giuridici di queste strade che non ci permettono di intervenire. Stiamo lavorando in maniera molto pressante con il Dipartimento PAO, con il Dipartimento Patrimonio e con il Dipartimento Lavori Pubblici affinché, laddove ci sono le condizioni, su Pars Italia, sul Consorzio Pars Italia, sul Consorzio Carcaricola, attraverso diciamo, i concessionari che hanno realizzato quegli ambiti, di poter ripristinare i manti stradali in modo che le strade vengano collaudate e poi successivamente riconsegnate all'amministrazione comunale. Perché dico questo? Perché nessuna di queste strade
convenzionato, comprese quelle che è oggetto di un credo della commissione di domani di Gregna Sant'Andrea, sono in carico all'amministrazione municipale e neanche a quella comunale. Grazie. Consigliere Coglia. Naturalmente non posso essere soddisfatto di questa risposta per vari motivi. Uno, ricordo che nell'approvazione del bilancio abbiamo sottratto fondi alla manutenzione stradale per darli a una lodevole iniziativa che è la derattizzazione, però dicendo che i fondi erano sufficienti, quindi o i fondi sono sufficienti o sono insufficienti. Se li togliamo, una situazione già degradata che pone a rischio di sicurezza i cittadini, non facciamo la cosa giusta. In alcune di queste vie ci sono delle buche molto molto pericolose, rischiamo la vita di persone, non stiamo scherzando. Capisco il discorso della competenza, ma il discorso della competenza poi verrà eventualmente messo in gioco anche dalla magistratura, qualora succeda qualcosa ci sarà una causa, poi si vedrà se era vero discorso di competenza o meno. In uno di questi casi almeno, almeno per la via Campofarni, la persona che mi ha segnalato anche più volte tramite internet la problematica, e gli è stato risposto che è stato incaricato la UOT e l'ingegner Latina di fare gli interventi. Sono venuti, hanno coperto alcune buchette e diciamo, questo però non è l'intervento risolutivo che posso aspettare, perché mi hanno detto che con le piogge recenti queste buchette si sono riaperte, quindi alla fine se noi usiamo quel poco che abbiamo per fare gli interventi tampone rischiamo di non fare nulla. Magari chiedo la collaborazione poi dell'assessore per avere delle situazioni puntuali per ciascuna strada, per capire dove sono le competenze e per poter eventualmente cercare di accelerare l'iter. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Interrogazione numero 19, riguardante la sicurezza della scuola Alto Fabrizio, presentata dai consiglieri Matronolo e Cercuoni. Chi la presenta? Consigliere Matronolo, la prego. Quanto? Tre minuti? Tre minuti. Allora, intanto, Presidente, le chiedo scusa per il mio comportamento dovuto al comportamento scorretto della Presidente Fantino, naturalmente, perché la mia interrogazione, quella che è stata rinviata perché lei per improrogabili e inderogabili esigenze di servizio, è stata presentata il 9 aprile, ma lei sa meglio di me che è stata presentata prima del 9 aprile. Il 4 giugno lei ha comunicato al Presidente, giustamente, che c'era questa interrogazione che lei già sapeva da diverso tempo. Il 23 giugno abbiamo fatto capigruppo. Capigruppo è stata calendarizzata. Da quello che ho capito, lei soltanto ieri sera nella tarda serata, ha ricevuto una mail con la quale la Presidente le comunicava che per inderogabili esigenze di servizio non poteva partecipare. Ma io non dico tanto perché non partecipa, perché una che non partecipa a una discussione, che non viene, ma non è la prima volta che lo fa, gli piace scendere alla sua torre d'avorio, scende qui tranquillamente, scendere subito il Presidente. Presenti l'interrogazione, consigliere Matronolo. Sto presentando, sto interrogando il Presidente. E scendere alla sua torre d'avorio, la nostra Presidente Fantino, giustamente la prima volta che viene chiamata a rispondere, per lei, orgogliosamente parlando, non è possibile, perché lei purtroppo deve farsi desiderare. Sicuramente alla prossima interrogazione verrà, adesso la illustro, verrà, dirà le stesse cose, ma io sono stata impegnata, voi dovete capire, impegni istituzionali durati 3 mesi, 4 mesi, ma io non è che me la prendo tanto col Presidente Fantino, io me la prendo con noi consiglieri, ma no personalmente, ma a livello di consiglieri, ma cioè queste interrogazioni sono interrogazioni importanti, cioè che servono pure a voi consiglieri, a tutti quanti, di capire l'andamento di questo municipio, di capire quello che si sta facendo. Cioè interrogare il Presidente su delle competenze, o degli incarichi, non è una stupidaggine. Cioè sapere che una signora che è stata messa in pensione va su e
entra nei dati sensibili del municipio. Padrone, presento l'interrogazione. Ah, mi sono sbagliato, scusi, no, vado alla seconda. Non le permetto. Presenti l'interrogazione numero 19, Alto Fabrizio, prego. Ha ragione, Presidente. Mi sono sbagliato, mi ero dimenticato di dirle che. C'ha solo un minuto, eh? Che c'è una certa signora che sta usando i mezzi. Padrone, sì, c'ha solo un minuto. Ma tanto con l'Alto Fabrizio ce l'ho pure mezzo una bassa. Tanto c'ho altri tre minuti dopo, non si preoccupi, Presidente, recupero. Vabbè, adesso torniamo dalla 14 rinviata per incarichi inderogabili e improcrastinabili del Presidente Fantino, che non è stata in grado di venire qui a relazionare, e passiamo a questa interrogazione che riguarda l'Aldo Fabrizi. Ma perché l'Aldo Fabrizi? L'Aldo Fabrizi è una scuola dove tutti accusano, tutti ridono giustamente, dice ma com'è che Matrona parla sempre dell'Aldo Fabrizi? L'Aldo Fabrizi perché nell'Aldo Fabrizi diciamo ci vivo, ci abito, ci faccio tutto nell'Aldo Fabrizi, ci faccio arrivare anche i vocabolari all'Aldo Fabrizi come a tutti i plessi dell'ex decimo municipio, quindi se voi non lo sapete sono arrivati oltre 1200 vocabolari al plesso Aldo Fabrizi, via Selinunte, San Giovanni Bosco. Madonna, a voi d'accordo, no. Lei è bravo, non... presente l'interrogazione, per favore, su, perché presente l'interrogazione, così una donna... voi... altrimenti così la deve presentare l'interrogazione, per favore. Perché purtroppo neanche l'assessore lo sapeva. Perché purtroppo. Madonna, le tolgo la parola, eh? Non vi muovete, allora, non siete buoni. Consigliere Madonna, per favore presento l'ultimo avviso, eh? L'ultimo... presento l'interrogazione. Allora passiamo all'interrogazione del qui presente assessore Loris Antonelli. Assessore, sono 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, era iniziata. Sì, penso che sia iniziato l'anno scolastico, era iniziato, parliamo di settembre 2013, quando vi ho rappresentato che ci sono all'Aldo Fabrizi 2 intercapedini, se sarà pure preparato, perché in 9 mesi si deve preparare, perché in 9 mesi si partorisce. Se lei non mi risponde bene, lei capisce meglio di me. Riparare una prima volta, riparare degli sportelli dove ci vanno a dormire non si sa chi. Perché se parlo di extracomunitari mi dicono che sono razzista, barboni mi dicono stesso che sono razzista, personaggi strani mi dicono che vanno a dormire all'interno di questa scuola sotto l'intercapedine. L'intercapedine è stata riparata dopo vari solleciti, dopo tante volte che il sottoscritto ha chiamato, ha richiamato, ha mandato messaggi e rimessaggi a lei, assessore, come l'ho mandati all'ufficio tecnico, è stata riparata, dopo 2 giorni è stata rismontata nuovamente, i 2 sportelli sono stati riaperti nuovamente, significa che qualcuno c'è bivacca all'interno della scuola. Allora io dico, in quella scuola, può succedere tutto, perché magari sotto un'intercapedine profonda, perché è profonda, prende mezza scuola, ci potrebbe essere qualcuno che fa un uso improprio di una bombola a gas, può succedere qualsiasi cosa, e se succede un danno? Allora ho chiesto, assessore Antonelli, ma perché non ci manda i vigili? E l'assessore giustamente mi ha risposto, ma i vigili io ci mando, è soltanto che non possono scavalcare perché se ci vanno di sera la scuola è chiusa. Ho capito, non è una risposta idonea questa, cioè data da un assessore, perché se la scuola è chiusa c'è un dirigente, si chiama dirigente, si per, chiama... per favore, non sto facendo, non devo un intervento, devo solo presentare l'interrogazione. Non è possibile. Ok, non è possibile. Ci sono 2 sportelli aperti, ecco. Da 9 mesi non vengono chiusi, sono stati una volta riaperti e non vengono chiusi. Prego assessore. Questa è l'interrogazione. Prego assessore. No. Qua c'è la risposta, senza replica. Io sono lusingato di essere stato fatto oggetto di questa interrogazione dal consigliere Matronola, e così posso ogni tanto raccontare anche di che cosa mi occupo, perché come impegno il mio tempo. Allora, il consigliere Matronola mi chiede giustamente, preoccupandosene, come mai da 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 9 mesi gli sportelli sono aperti e sono chiusi una volta sola. Procedo. L'interrogazione del consigliere Matronola mi perviene in data 23 maggio. Siccome su quella vicenda avevo già allertato gli uffici sia della municipale che l'ufficio tecnico e mi risultava risolta,
Sono rimasto un po' sorpreso di questa iniziativa e sono rimasto sorpreso di questa iniziativa, però essendo il giorno 23 maggio un venerdì, ho fatto notare al consigliere Matronola che anche avessi voluto mandare la sera stessa ai vigili senza poter, questo perché ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato, senza poter concordare questa cosa con l'ufficio tecnico e col personale scolastico affinché i cancelli fossero accessibili, sarebbe stato a dir poco complicato per i vigili, ma mi sarei attivato comunque. In data 26 maggio 2014 il dirigente scolastico della scuola in questione, che è stato addirittura meno tempestivo del consigliere Matronola, ma forse è un ritardo di solo protocollo, perché la data della lettera del dirigente scolastico probabilmente parte dalla scuola il 22 maggio, quindi lo stesso giorno del consigliere Matronola. Quindi il 22 maggio sia il consigliere Matronola che il dirigente scolastico si attivano per segnalare il grave pericolo presente alla scuola Aldo Fabrizi, solo che chiaramente il consigliere Matronola è all'interno del municipio, quindi il 23 io ricevo la corrispondenza, mentre invece il dirigente scolastico da scuola a municipio mi arriva il 26, in mezzo c'era il sabato e domenica 24 e 25. Che cosa scrive il dirigente scolastico? Richiesta intervento presso la scuola primaria Aldo Fabrizi e dice: come è noto, in data 17 marzo 2014, adesso soccorretemi, ma mi risultano 3 mesi, quindi né 6 né 9 mesi, in data 17 marzo 2014 questa istituzione scolastica ha segnalato lo stato di pericolo per l'incolumità dei bambini determinato dalla presenza nel giardino della scuola di una botola aperta. Per i presenti informo che non è una botola ma un intercapedine, perché la botola è un qualcosa dentro cui si casca, l'intercapedine è un qualcosa dentro cui eventualmente, no, c'è nella lettera, quindi leggendo io botola mi permetto di specificare presenti il dirigente scolastico, insomma, per corretta informazione io spiego ai presenti, non mancherò. Non mancherà. Passo garantire, bravo. Che facciamo? Facciamo intervenire ogni volta che vuole o... Prego, prego, assessore, consigliere Matronola, per favore. Della scuola di una botola aperta che consente l'accesso al vano sottostante l'ampliamento della mensa scolastica. E scrive il dirigente: nonostante questo ufficio tecnico, perché chiaramente a me arriva per conoscenza, ma la comunicazione è inviata all'ufficio tecnico nonché al comando di polizia municipale, dice: nonostante questo ufficio tecnico sia intervenuto per ripristinare lo stato di sicurezza prevedendo la chiusura di detta botola, la stessa è stata nuovamente aperta da ignoti in orario extrascolastico, reiterando lo stato di pericolo. Alla luce di quanto esposto, si torna a richiedere l'intervento di questo competente ufficio affinché ripristini lo stato di sicurezza per gli alunni, provvedendo nuovamente alla chiusura di detta botola e l'intervento della polizia municipale per evitare il ritirarsi della situazione. Quindi noi raccogliamo la comunicazione del dirigente scolastico, scriviamo sia alla municipale che all'ufficio tecnico per chiedere nuovamente di intervenire e di rendicontarci in quanto la situazione non era chiara. Devo dire che per dei brevi avevo acquisito che entrambi gli uffici avevano fatto una verifica e stavano valutando come operare in via definitiva, però essendo arrivato il 24 giugno, quindi l'altro ieri, non avendo ricevuto in forma scritta nessuna risposta da parte degli uffici, ho riscritto perché così potevo dare la risposta più congrua possibile. In data 25 giugno l'ufficio tecnico risponde che in riferimento all'oggetto si rappresenta che lo scrivente ufficio è intervenuto in diverse occasioni al ripristino della chiusura delle due aperture per accedere ai locali sotterranei. Più volte tale chiusura è risultata manomessa da ignoti. Questo ufficio comunque provvederà alla chiusura delle aperture in questione. Si evidenzia la necessità di un'adeguata e periodica sorveglianza anche notturna delle forze di polizia per evitare indebite intrusioni da parte di ignoti. Giustamente l'ufficio tecnico pensa che se chiude ripetutamente una botola e la botola viene aperta, che sia botolo che sia intercapedine, ci potrebbe essere un rischio. Allora interviene anche la municipale, che ha fatto diversi sopralluoghi e che quindi ne dà nota scritta alla data odierna definitiva e dice:
Allora, è stato effettuato un sopralluogo presso la scuola primaria Aldo Fabrizi, sita in via Valerio Pubblicola, in riferimento sia all'interrogazione 19, le note 22, 4 giugno, 10 giugno, perché io c'ho il vizio, scrivo spesso anche io. E dice, le aperture che permettono di accedere all'intercapedine del vano mensa, ampliamento di quelle già esistenti, sono situate sulla sinistra, vabbè, dice dove sta, poi dice che le stesse hanno dimensioni di 80 cm per 60 cm. Comunicanti tra loro in linea d'aria, in quanto, solo in linea d'aria, in quanto un muro non permette il passaggio tra le due aperture stesse, quindi queste due aperture non sono due aperture di un unico locale, ma di due ambiti diversi. L'altezza dell'intercapedine è di circa 1,30 m/1,50 m. All'interno dello stesso, per quanto si è potuto vedere, non ci sono tracce di insediamento o di pernottamento, ma si rileva solamente la presenza di una borchia di un pneumatico, di una bottiglietta di plastica, oltre ad una discreta quantità di materiali di risulta. L'apertura che sta sulla sinistra, entrando dal cancello, lo sportello divelto ed appoggiato all'interno dell'intercapedine. Sia lo sportello che il telaio sono di lamierino zincato, mentre lo sportello dell'apertura che sta sulla destra, guardando l'ampliamento del vano mensa del cancello di entrata, è piegato ed è tenuto al telaio da quattro viti Parker, sempre di lamierino zincato. Contattando telefonicamente la vicepreside dell'istituto comprensivo, la stessa conferma l'invio della nota al municipio, ma non conosce la situazione di persona, quindi non hanno poi avuto un ulteriore riscontro in loco. Conclude la nota il responsabile del reparto De Montis, conclude dicendo: disconoscendo quindi l'utilizzo e o la funzione dell'intercapedine, a parere dello scrivente, considerando la presenza di bambini, sarebbe opportuna una chiusura più idonea rispetto ad una semplice chiusura fatta di lamerino zincato, facilmente piegabile anche con le mani. Allora, qual è la questione? L'ufficio tecnico è intervenuto diverse volte a tamponare una situazione, per di più in assenza dell'affidamento della manutenzione ordinaria, quindi in emergenza e anche in economia. Probabilmente quegli interventi non sono stati efficaci, tant'è che il lamierino è stato rimosso più di una volta, però in soli 3 mesi dalla prima segnalazione l'ufficio tecnico è intervenuto più volte. I vigili dicono che non gli risultano presenze di persone che potrebbero stare lì in maniera un po' più permanente nell'intercapedine, probabilmente c'è qualche balordo che si diverte, e non sappiamo neanche se di giorno o di notte, che si diverte a operare in tal senso. Assunto che è evidente che se dobbiamo trovare una soluzione, per quanto poi ognuno fa le valutazioni in merito alla gravità e al pericolo che lì si rappresenta, e a scanso di equivoci di interpretazione, acquisite tutte e due le risposte in forma scritta degli uffici competenti, quindi sia l'ufficio tecnico che il corpo di polizia municipale, ho scritto oggi, perché la risposta è in forma scritta dell'ufficio della municipale di oggi, ho scritto al dirigente Lancellotti, come dirigente dell'ufficio tecnico, chiedendogli di verificare in poche parole che se quell'intercapedine non serve a nulla, perché non è scontato che non serva a nulla, perché è stata lasciata probabilmente per un ricircolo d'aria, ma gli ho chiesto di verificare, e che se non serve a nulla, per favore, di chiuderla in modo definitivo. Questa è la richiesta che, se volete, vi leggo. In merito all'intercapedine in oggetto, rispetto a cui l'UOT è già intervenuta 2 volte alla loro messa in sicurezza, in virtù degli episodi che, reiterandosi, inficiano gli interventi dell'UOT stessa con asportazione dello sportello messo a chiusura delle intercapedini, si chiede di valutare se le intercapedini devono per qualche motivo rimanere chiuse ma accessibili all'occorrenza, oppure, in caso non vi fosse nessuna necessità di accedervi, valutare se è opportuno chiuderle in modo definitivo e duratura. Grazie assessore. Consigliere Matronola. Ma io soddisfatto. Cioè, mi piace che per chiudere uno sportello ha chiamato l'esercito, l'aviazione, i vigili urbani, la dirigente, l'ufficio tecnico che ha fatto vari interventi quando ne ha fatto soltanto uno il primo giorno, è stato rotto e non è più intervenuto, quindi è falso quello che si dice. Non solo, al momento che è stato forzato, dopo che è stato riparato il venerdì è stato riaperto, come si fa a dire che non c'è nessuno dentro? Cioè, c'è qualcuno che si diverte a Vallia a smanicare, a rompere gli sportelli d'alluminio? Allora mi sembra assurdo. Poi un'altra cosa che le voglio dire, assessore.
Mi dispiace che lei ha detto che io sono arrivato in tempi perché la mia interrogazione arriva il 22 maggio mentre la dirigente è il 21, già ha scritto roba varia. Io le faccio presente, caro assessore, che il 17 marzo, scrivendo a Santoro e contestualmente a lei, le dicevo: guarda, Santoro, ho chiesto all'assessore un intervento ritenuto urgente con tanto di fotografia, vedete? L'intervento non è stato fatto. L'8 maggio ho riscritto un'altra volta: guarda, forse è un rifugio, nessuno è intervenuto. Il 9 maggio ho riscritto: allora voglio dire, caro assessore, per chiudere uno sportello ci è costato più mandare De Montis, l'ufficio tecnico, il dirigente scolastico, bastava uno sportello di ferro che costava meno dei soldi che avete speso per fare un intervento, a prescindere che non ci dorme nessuno, ma sicuramente siccome c'è stata un'effrazione automaticamente qualcosa è successo là dentro, che poi mi scrive una Parker, tre Parker, quattro Parker, è chiuso. È stato aperto, dentro c'è entrata la gente, hanno trovato un copertone, io mi auguro che quel copertone non gli davano una borchia, un copertone, non gli davano fuoco perché poteva succedere tutto. Allora voglio capire, io non ce l'ho con lei assessore, però lei si deve ricordare che io ho cominciato a scrivere a lei a settembre, lei se guarda le, sui cosi WhatsApp su questa questione, sì. No, guarda, Madonna, abbiamo capito che non è soddisfatto. No, non so soddisfatto. Non è soddisfatto. Allora, siccome non sono soddisfatto, allora voglio dire, caro assessore, ha detto che è stato riparato. Non è stato riparato. Non è stato riparato. L'intercapedine è aperta. D'accordo. Con lo sportello appoggiato lateralmente. Quindi quello che dice, assessore, come se fa un consigliere di sono soddisfatto? Non è soddisfatto. D'accordo. È possibile. Mi dispiace che lei si documenta parecchio, perché ha visto quanta roba ha dovuto cercare per lo sportello. Per uno sportello, visto che lei si occupa di tante tante cose, lei gira molto nelle consigliere scuole. Madonna, gira parecchio. Consigliere Madonna, l'ha finito. Passiamo all'interrogazione numero 21. Se dovrebbe poi rallentare e fermarsi. Interrogazione numero 21. Allora, consigliere, scusate. Consigliere Madonna, c'è il microfono giù spento. Consigliere Madonna, sei sempre infastidito. Consigliere Madonna, per favore, per favore. Ma consigliere Madonna, per favore. Non è possibile. Consigliere Madonna, la richiamo all'ordine. Allora, interrogazione numero 21. Riguardante la viabilità di via San Matteo, presentato dal consigliere Matronda. Prego, consigliere. Allora, sempre io? Consigliere Matronda, 10 anni. 3 minuti, Bevo un goccio di vino, così sono. Così quello che dico non potrà essere usato contro di me. Caro assessore, caro presidente dei lavori pubblici, perché io saluto a tutti voi due perché siete nonché vicepresidente, l'ho visto che lei purtroppo oggi gli fa male la testa, è molto abbacchiato e non voglio infierire perché non si può infierire su uno che sta male, per carità, sei stanco, vabbè, no, lo so che quando io faccio l'interrogazione non la faccio dormire e lei si stanca, assessore, ma sia tranquillo assessore, che io le voglio bene, lei lo sa, abbiamo fatto una mezza consigliatura insieme. Madonna, non è che gli faccio fare un altro intervento, io le ho dato 3 minuti. Presidente, l'interrogazione e basta, per favore. Sta facendo i complimenti all'assessore. Non credo che non abbia bisogno dei suoi complimenti. Allora, faccia presente l'interrogazione, per favore, su. C'ha bisogno della difesa, assessore. Anche perché noi siamo spettatori in silenzio. Prego. Devo recuperare 30 secondi. Allora, caro assessore. Lei un giorno ha detto, posso parlare così? Sì, posso dirlo quello che ha detto su questa interrogazione? Ok, allora il tempore, così si dice, il tempore, vabbè, non mi rubate i minuti. Consigliere Madonna, un attimo solo, non ho capito perché il signore, scusate, il consigliere sta dentro l'aula, non può stare lì, deve stare oltre. Garantisco io per lui. Non lo so, pure io posso garantire, ma deve stare oltre. La cosa. All'assessore, vabbè, assessore, torniamo a noi, facciamo le persone serie. Parecchio tempo fa,
no, come diceva l'altro assessore precedentemente, perché io le date, diciamo, le annoto parecchio tempo fa, e parliamo di circa 5 mesi abbondanti, in commissione presieduta dal Presidente dei Lavori Pubblici ho sollevato un problema che riguardava il senso unico in via di San Matteo. Abbiamo fatto tutti i percorsi, la commissione ha approvato che giustamente era giusto fare quello, istituire quel senso unico, dopodiché la commissione credo che si sia attivata. Sono passati circa 5 mesi, ma non abbiamo avuto più notizie da nessuna parte. È vero che i vigili sono operati di lavoro, pertanto non so se sono andati a fare questo sopralluogo. Aspetta, che aspetto che finisce di parlare col presidente. Un attimo. Che parla al vento. Devi recuperare come l'anno, che è il tempo. Capito? Se gli scavo come ho usato prima. No, va recuperato, perché è come se fosse una sostituzione. 30 secondi la sostituzione. Che parlo da solo? Come fanno passare per scemo? Dice, sta a parlare da solo, l'assessore parla con la Presidente Fantino, lui parla un po'. Allora, caro assessore, non so se preferisce vicepresidente, le voglio dire questo. Lei sa che quel senso unico è abbastanza importante, l'istituzione di quel senso unico, perché è una stradina che credo che non arrivi neanche a 2,80 m. Lei capisce, un doppio senso dove non ci sono le sicurezze, non c'è niente, quando si incrociano due macchine in quel punto una dei due è costretta a fare retromarcia, che sia di giorno, di mattina o di notte. Pertanto ho chiesto se era possibile, dopo che ho illustrato tutta quanta la situazione, se era possibile fare un sopralluogo ai vigili per vedere la viabilità, e voglio sapere quello che è successo, perché qui quando io interrogo non si dorme la notte, si mobilitano tutte le forze dell'ordine, tutte. Allora, sapete adesso se magari sono stati interpellati pure i vigili in questa maniera, perché sicuramente qualche cosa è successo. Però sia te, mi risponda bene, assessore, perché, va bene, grazie. Io non voglio infierire. Prego, assessore. Grazie. Allora, consigliere Matrona, io credo, tanto chiariamoci, credo che lei parli di via del Fosso di San Matteo. No, tanto per capire, io insomma. Sarà sbagliato il posto, che c'è scritto? No, vabbè, se parliamo della stessa cosa le rispondo. Quindi parliamo di via del Fosso di San Matteo, no di via di San Matteo. Allora, l'ambito di cui parla il consigliere Matronola è un ambito che fa parte dell'agro del consorzio di Vermicino al piano particolareggiato 37. Alcuni mesi fa, come ricordava il consigliere, relazionai in commissione rispetto all'argomento dicendo che su quel ambito, lì all'angolo con la via Tuscolana, un proprietario, un socio del consorzio aveva presentato la realizzazione di un'opera pubblica che nella fattispecie era un parcheggio. Nell'ambito di quella conferenza di servizi, gli uffici dell'unità tecnica e gli uffici della Polizia Municipale hanno rappresentato ai dipartimenti quello che era l'esigenza e il pensiero del municipio, sia nell'opera sia della viabilità all'intorno. Siamo a questo punto in cui nelle conferenze di servizi il municipio, così come la Polizia Municipale, ha espresso l'esigenza di istituire il senso unico su via del Fosso di San Matteo, nella parte iniziale, quella fino all'entrata del futuro parcheggio, nella prima parte su via Tuscolana, istituendo lasciando il doppio senso nella parte successiva. Dal punto di vista della viabilità, questo è quello che ha chiesto il municipio, e il ridisegno di questa viabilità è legata pure alla realizzazione del parcheggio da parte del consorzio, che è in iter. Poi se il consigliere vorrà, insomma, ci mettiamo d'accordo e faccio vedere pure qualche carta e progettino che riguarda l'opera. Grazie. Consigliere Matronola.
Signor Presidente, signor Vicepresidente, io la ringrazio che lei mi fa vedere le carte, ma lei deve sapere che nel nostro municipio è istituita una commissione lavori pubblici dove le carte devono essere portate, devono essere visionate, ma dove purtroppo questa commissione zoppica, come si può dire, è monca, vede, c'ho il suggeritore come al teatro, vede, non volevo usare questo termine, non c'era un termine, io non volevo usarlo, vabbè, e pertanto lei capisce, assessore, quando noi abbiamo una commissione che dovrebbe, una volta che scrive, cioè che scrive agli uffici competenti, quello che lei ha detto qua, caro assessore, nonché vicepresidente, il presidente della commissione che non ha argomenti per convocare lavori pubblici. No, lei deve essere soddisfatto o no della risposta dell'assessore. Ma allora lei ce l'ha con me, allora. Mi faccia finire, no? E non siamo a teatro, però, scusate, Ho capito. Per favore. Là ci stanno gli attori e qua ci stanno gli sparsi. No. Ecco, e allora mi faccia finire, per favore. Allora voglio dire, signor Presidente, è obbligo del Presidente della Commissione, una volta che un consigliere o una commissione presentano un problema e quel problema fa il suo iter, è obbligo del Presidente seguirlo e relazionare nella stessa commissione quello che lei ha relazionato oggi a noi. Perché vede, cioè, i signori nessuno sapeva, quelli che fanno parte della commissione, nessuno sa quello che era successo. Sappiamo che abbiamo istituito il senso unico, che abbiamo fatto la richiesta del senso unico, però quello che ha detto lei penso che doveva essere un compito della commissione lavori pubblici, non alzi le mani, assessore, perché lei non può alzare le mani e poi gli fa l'ordine del giorno, non si può fare. Lei deve dire, lei deve richiamare come presidente dei lavori pubblici e come vicepresidente, deve richiamare il presidente affinché questo non compete a questa discussione. Grazie. Grazie. Allora, scusate, passiamo all'interrogazione numero 22. Presentata il 27 maggio dal consigliere Matrona Carlone, riguardante l'affidamento dei spazi all'ACA. Consigliere Carlone, prego. Ci ha provato. Niente. Ci ha provato, ma il mio vice capogruppo è molto intelligente, sa che queste cose. Allora, assessore. Nessuno lo vuole toccare. Io capisco che lei stanotte non ha dormito. Ma non sa perché, assessore? Perché noi abbiamo fatto questa interrogazione, cioè ho fatto questa interrogazione firmata da altri colleghi, credo che siano, dove le chiedo, prima di procedere con altri atti conseguenziali naturalmente, a distanza di 6 mesi, visto che all'ACA gli abbiamo dato temporaneamente, provvisoriamente, la gestione di alcuni parcheggi a pagamento, come mai a distanza di 6 mesi ancora l'ACA è lì? Oltretutto, la cosa che mi ha meravigliato, caro assessore, che mi ha molto meravigliato, una parte del parcheggio dato all'ACA è stato chiuso. Gli sono stati tolti dei posti, o sbaglio? Sbaglio, mi corregga se sbaglio. Scusate, io non sto rubando, non voglio rubare, sto soltanto puntualizzare. Allora io mi spiego, io consigliere, nonché cittadino, chiedo. Qua si viene là che è venuta per un anno di seguito, abbiamo fatto i posti qua, i posti là, commissione, sottocommissione, io mi sono sempre opposto, richiamato e bla bla, tutte queste cose qua. Adesso arriviamo a un certo punto che gli tolgono dei posti, non so se sono 80 posti, 80, 90, 100, e nessuno viene qua a reclamare, a dire ma hanno tolto 100 posti. Perché? Perché c'è qualcosa che non va. Perché, caro assessore, non è Matronola che lo chiede, ma sono, come dicono sempre i qui presenti grillini,
sono i cittadini che ce lo chiedono. I cittadini ci chiedono come mai non è stata messa a bando quell'area, come mai non sono state messe a bando tutte le altre aree, come è previsto da 216 del Comune di Roma, che una volta individuate le aree, e qui noi le abbiamo individuate le aree, perché non abbiamo comunicato al Dipartimento, al Comune di Roma, dicendogli abbiamo individuato le aree, procediamo al bando, punto. Adesso lei mi risponde, io replico e poi mi riposo. Grazie. Allora, io vorrei assicurare sul mio stato di salute il consigliere Matronola, perché insomma, sono solo un po' stanco, ho detto. Scusate, pronto? Sto a un consiglio. Allora, io non so se rispondere a quello che chiedeva l'interrogazione, a quello che ha detto adesso il consigliere Matrona, cioè io se volete insomma tutte e due. Allora, per quanto riguarda l'area che è stata temporaneamente tolta per 180 giorni all'Aca, è stata tolta perché, ricorderete, in una recente commissione avevo illustrato quello che erano i cantieri. Questa fa parte, non voglio rubare la parola, ritorniamo per quale motivo l'Aga gli abbiamo tolto 80-100 posti. Sta rispondendo. Per favore. Allora, in una recente commissione ho illustrato ai commissari le opere che ricadevano dentro l'accordo del lotto funzionale 3. Tra le opere è compreso il rinvio, cioè la possibilità di tornare e di cambiare senso di marcia su via Tuscolana all'altezza del cavalcavia, poco prima dell'ex INPS, là dove i sedimi stradali in parte saranno quelli che l'Aga occupa come parcheggio. È chiaro che come cantiere, come area di cantiere, abbiamo dovuto, così come era previsto nella delibera, qualcuno dubitava, ricordo un consiglio, ma questa è la dimostrazione, in un preavviso brevissimo, tolto la possibilità di utilizzo di questi cantieri all'Aga. Di questo parcheggio all'Aga. E così è avvenuto proprio per questi lavori, per 180 giorni. Dopodiché l'area che sarà ridestinata all'Aga sarà un'area ridimensionata, cioè quella che sarà la risultanza dopo che sarà realizzato il rinvio sotto via Tuscolana. E su questo credo che nulla questo. Per quanto riguarda la questione di via del giudice posta sulla interrogazione, io ribadisco che via del giudice non fa parte del nodo di scambio, è una via in manutenzione e competenza del municipio. Per quanto riguarda la questione del bando, è chiaro che bisognerà realizzare un'apposita delibera con l'individuazione di altre aree per poter essere messa a bando. Io quello che dico, e lo ripeto qui ai consiglieri, bisogna pure trovare gli strumenti affinché questi bandi non siano bandi, come dire, tra virgolette, dall'esito scontato, perché nella città di Roma, io lo dico, se avete seguito i giornali ultimamente, un municipio dell'Eur, l'ex dodicesimo attuale nono, è in grossa difficoltà rispetto a questo tipo di sosta, là dove ci sono dei forti poli attrattivi nella notte. L'individuazione di queste aree, io ve lo preannuncio, porteranno all'affidamento di queste aree, indovinate a chi. Grazie. Buonasera, Matronola. Assessore. Assessore,
non ha risposto a quello che ho chiesto io. Allora, assessore, o qui giochiamo e allora facciamo il gioco duro o vogliamo far finta di niente. Allora lei non ha risposto a quello che le dico io. Le permetto anche la replica se vuole, se il Presidente gliela consente. Io le ho chiesto che la 200, la delilla, sì, prego. No, Presidente, mica mi deve dire quello che devo dire io. Cioè io devo dire perché non sono soddisfatto, sennò lei mi dice, ma è stupido, è scemo. Io capisco che. Almeno io. Però mi lasci 3 minuti, no? Mi rilasci... 3 minuti, sì. Esatto, grazie. Vai. Possiamo ripartire, assessore. Assessore, come si vede e si sente e si vedrà dalla registrazione, lei non ha risposto alle domande. Lei non solo non ha risposto a quello che dico io, ma ha detto che bisogna trovare altre aree, assessore. Io voglio sapere, nella DD numero 1924 del 2013, abbiamo concesso temporaneamente, provvisoriamente le aree. È vero o no, assessore? No, che formula, è la scrittura. E che fa? Lei fa le formule, se le fa come matematica, la formula è legge. Assessore, non mi faccia... Le faccio una domanda, dico, ma com'è possibile, assessore, che all'ACA gli tolgono 80 posti auto e non viene a reclamare quando c'ha per un anno intero è stata qui al piano suo? Beh, assessore, allora io le ho fatto la domanda specifica, assessore. Lei non può giocare, lei è politico, lo può fare, però può fare col primo pelo, con me non lo può fare. Lei, quando io le faccio delle domande e gli rendo il sonno irrequieto, perché lei deve rispondere alle domande. La domanda era, è intenzione del municipio procedere a bando, visto che è stato assegnato temporaneamente e provvisoriamente da circa 7 mesi? Dica sì. Allora lei mi deve dire sì o no. La seconda è, quando intende procedere a bando? Mi deve dire quando. Ha individuato le aree? Lei mette a bando queste aree, poi individuerà le altre, ma lei mette in bando queste. E poi mi deve dire... Come mai, visto che è stato fatto temporaneamente e provvisoriamente, all'ACA gli sono stati tolti 80 posti sotto al cavalcavia, lei mi viene a dire non è un parcheggio di scambio, ma che me frega a me? Io voglio sapere, all'ACA gli avete tolto 80 posti, perché gli avete tolti? Perché dovete fare i lavori, giusto? E sono d'accordo, e all'ACA che gli avete dato in cambio? E sto zitto io allora, io l'ACA sto zitto? E perché sto zitto, assessore? Perché temporaneamente e provvisoriamente, perché lei deve andare a bando e ci andrà con un documento a bando. Grazie, perché la prossima volta io gli porto un'altra mozione, un'altra risoluzione, una delibera, dove lei dovrà uscire allo scoperto e dovrà dire che intenzioni ha. Poi adesso può anche dormire tranquillo per altri 15 giorni, fra 15 giorni vedrà che gli arriva l'intera la risoluzione. D'accordo. Grazie, assessore. Allora, passiamo all'interrogazione numero 23, riguardante il terreno e proprietà comunale, sito in via Cornelio Labbeone. Chi la presenta? Consigliere Cerconi, prego. No, firmata anche da me. È dell'ex nona, consigliere Cerconi, se no gli avete fatto anche per me. Siamo consiglieri di tutto il municipio, prego. Sui miei comportamenti, assessore, no, le ho chiesto, ma io già gliel'avevo detto l'altra volta, c'è quell'area che pare che risulti che sia del comune in via Cornelio Labbeone, pare che sia del comune, girano voci che pare che ci vogliano realizzare un PUP. Ho detto sono voci, però anche qui le voci delle volte si consolidano e diventano realtà, quindi
Volevo sapere da lei, assessore, ma è proprietà comunale? Se è proprietà comunale ci vogliono fare un PUP, se non è proprietà comunale chi l'ha pulita? Perché credo che ci vogliano fare qualche cosa, sta succedendo in quel triangolo. Ecco, solo questo, poi lei mi risponde, giustamente se sarà informato, perché credo che si sia informato. Prego, assessore. Non credo che sia informato, assessore. Mi dispiace deluderla. Vabbè, mo vediamo. Addirittura dal dipartimento. Oh, grande. Dal piano attuazione parcheggi. Bravo. Mi devi dire, però, se è proprietà comunale, mi devi dire. Su quello. Spenga il microfono, consigliere Patrone. Consigliere Patrone, il microfono. Mi perdoni, su quello non sono riuscito ad avere in tempo utile una nota dagli uffici, ma non perché rispondo oggi, mi dimenticherò di accertare la proprietà dell'area, ma comunque per quanto riguarda diciamo, il contenuto della sua interrogazione, io volevo dirgli che l'area di via Cornelio Labeone all'angolo con via del Quadraro non risulta tra i parcheggi o progetti di parcheggio inseriti nel piano urbano parcheggi dell'annualità 90-91, quindi dall'inizio, e successive modificazioni, e nemmeno tra gli interventi inseriti nell'elenco del piano parcheggi di cui all'allegato B della ordinanza del sindaco di Roma commissario delegato nella sua versione aggiornata fino con l'ultima ordinanza sindacale del 2008. Lei ricorderà che prima fu Bertroni e poi fu il sindaco Alemanno. E si precisa che neppure tra le nuove aree proposte dai municipi elencate nell'allegato E della suddetta ordinanza commissariale è presente la superficie un oggetto. Questa è la nota che su mia sollecitazione è arrivata all'assessorato da parte del Dipartimento dell'Ufficio Parcheggi. Grazie. Consigliere Matronova? Soddisfatto. Polizia Municipale Decimo Gruppo. Sezione Polizia Socioambientale Reparto Tutela Ambiente, protocollo 40217. In riferimento alla richiesta presentata, comunicasi che il terreno situato in via Cornelio Labeone, in corrispondenza dei civici 96A, risulta essere di proprietà del Comune di Roma. Questo non lo sapeva. Ma non doveva, a quale ufficio? Ce l'ho io. Come fai a sciogliere? Assessore, vedi, io già gli ho detto l'altra volta, lei deve essere più presente, non è arrivata da questi uffici, lei deve essere più presente e più preciso nelle risposte. E si deve, quando parla con Matronola, si deve un po' documentare, perché poi io no, perché dopo il problema qual è, assessore? Cioè, se lei mi dice gli uffici non mi hanno detto niente. Non è che mi hanno detto che non è arrivata ancora. Lo sai, le do pure di quando è, assessore, del 2007 la risposta del decimo gruppo, quindi qualche cosa c'è stato. Bravo, lo vedete che allora ce l'aveva, vedete che si poteva informare. Allora voglio dire, assessore, che significa? Non ha fatto bene il consigliere, assessore, faceva l'assessore, no, faceva il consigliere, ha fatto l'assessore per 2 anni subito. Però voglio dire, assessore, se io le dico che c'è qualcosa che si sta muovendo, no? Qualcosa, no, allora quello che le voglio dire, vigiliamo un attimo su quel pezzo di terreno, perché è un terreno che, secondo me, poi se ci viene il PUP o non ci viene il PUP, quello ne discuteremo successivamente, però andiamo a individuare la proprietà di chi è, perché se non ci facciamo il PUP e magari è terreno comunale, potremmo utilizzarlo magari come un parcheggio per il mercato che sta soffrendo, capisce? Lì ci entreranno 70-80 macchine messo in una certa situazione facendo determinati lavori, potrebbe diventare, e potremmo dare sfogo pure, perché lei non ci è andato sul posto, sono sicuro che non ci è andato a vederlo, non ci è andato, assessore, non ci è andato, io lo dico, io non ci è andato. Ma lei faccia la domanda, non è soddisfatto neanche stavolta, abbiamo capito perché avete consigliere Patrocco. Allora, però le sto dicendo, se è proprietà comunale, grazie, allora teniamolo presente, magari la commissione lavori pubblici quando si riunirà
no? Quando? Può darsi, ah grazie, io non ci sono, lascio il posto alla consigliera. Ma che è un ordine del giorno quello che... Consigliere Madonna? Allora, voglio dire, assessore, termino, sarebbe il caso, se è un pezzo di terreno comunale, siccome c'è molta carenza di terreni comunali in quel quadrante, allora sarebbe il caso di approfondire un attimo il discorso e vedere se questa nota che a me è pervenuta informalmente, anche se è timbrata in originale, se magari è verità quello che dice, perché se non è verità la cosa è molto grave. Grazie. Allora, interrogazione numero 25. Dai, consigliere Cerconi, Giuliano, La Notte, Matrona. Prego, consigliera. Finalmente tocca anche a me. Io ho presentato l'interrogazione sul PUP di Giulia Agricola, che è un argomento che mi piace così tanto che io ve lo riproporrò fin quando non risolveremo, perché mi pare giusto, così come Via Polia, così come tante altre cose, perché sono un po' un martello pneumatico, ma credo che la colpa non sia la mia. Grazie assessore, che come al solito dà retta agli assessori di secondo me, di secondo pelo, e non quelli di primo pelo, che insomma non sono... Scusate, consigliere Matrona, per favore. No, per... Prego, consigliere Cerconi. Io semplicemente ho fatto un'interrogazione, ho scritto e presentato un'interrogazione molto chiara. Gli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto è in data 19 giugno, la ditta si è presentata, doveva pulire il cantiere, si è rifiutata anche alla presenza non solo della Polizia Municipale, ma anche in presenza del responsabile del Dipartimento che si era occupato di tutto il procedimento di Giulia Agricola, il quale, tra virgolette, ha rimandato la palla al Municipio. Io so che era presente il vicepresidente, non ci siamo incrociati perché io sono arrivata un po' dopo, ma erano comunque presenti tutti i soggetti, diciamo gli attori di questo teatrino. Il problema qual è? È sempre il solito, ma si aggrava giorno per giorno. Perché? Perché intorno poi al PUP di Giulia Agricola si creano delle voragini. Ora, mi hanno chiamato e sono andata l'altro giorno, ieri a via Festo Porzio, nel quale si è aperta un'altra voragine. Non sappiamo se dipende dal PUP di Giulia Agricola. Sicuramente le voragini che si aprono su via di Giulia Agricola, per esempio al Civico 30, su entrambe le carreggiate, qualche derivazione, se così la vogliamo mettere, dalle varie buche che si sono fatte per creare questo PUP, probabilmente c'è una qualche dipendenza. Al di là di queste, quindi già le problematiche che si creano alla circolazione, perché non solo abbiamo il PUP, ma poi ovviamente le ditte devono intervenire per coprire le buche, che spesso, questo è un altro argomento sul quale farò l'interrogazione, già lo anticipo, perché lo so signori miei, ma quando poi vai a controllare una ditta che si presenta senza DD, che chiude una strada senza che la polizia municipale lo sappia, e interviene la polizia municipale, così che via Festo Porzio è successo l'altro giorno, la ditta non aveva la DD e non aveva chiuso la strada senza farlo sapere alla municipale, però insomma questo lo chiariremo in seguito. Adesso lo so che preme viale Giulia Agricola, perché abbiamo fatto una risoluzione, abbiamo portato le interrogazioni, abbiamo fatto di tutto. Io vorrei semplicemente sapere come intendiamo procedere, soprattutto visto che la ditta ha dichiarato di non voler procedere, perché il 9 luglio ci sarà effettivamente l'udienza che deciderà sulla stato della controversia. Io volevo sapere, è così? Non è così? Ai cittadini che stanno in questa situazione, a cui noi abbiamo detto un mese fa vi risolviamo la situazione, oggi che stanno ancora così, ma che cosa gli diciamo? Anche perché vi faccio presente che il cantiere ormai ha le transenne talmente buttate giù che sono sul manto stradale. Allora, cosa dovrebbe fare la municipale? Fa una multa perché è un'occupazione di suolo pubblico non pagata? Cioè, che cosa vogliamo fare? Perché a me sembra abbastanza allucinante la situazione, non so veramente più che dire. Io l'interrogazione è talmente chiara sui tempi dell'intervento, visto che l'intervento avevamo detto di farlo e non è stato fatto. Se a seguito della mozione approvata sono già stati contattati gli uffici sull'attuale situazione della controversia, se sappiamo che cosa sta succedendo, quando decidono, quando non decidono, su cosa decidono, se poi la ditta sarà chiamata a smantellare tutto, e sulla pericolosità del perdurare di tale situazione, visto che le buche su viale Giulia Agricola, non prendiamo in considerazione quello intorno, ma su viale Giulia Agricola si creano. Questo è un disagio alla viabilità,
ma anche una pericolosità per tutti gli immobili che stanno intorno. E concludo, perché purtroppo a Piazza Epiro, e io a Piazza Epiro ci abito perché abito a Via Gaglia, la situazione è diventata talmente tanto pericolosa che bisogna controllare tutti gli immobili se frana il terreno. Allora evitiamo di creare una situazione del genere anche su Viale Giulia Agricola e cerchiamo di portare, di risolvere la situazione, visto che sono tanti anni che stiamo messi male, direi malissimo. Grazie. Grazie, consigliere Cercoli. Prego, assessore. Assessore, già ci ha risposto. No, io... Il consigliere Matronola ha l'abilità di fare quattro interrogazioni con una, capito? E dopodiché prende la parte, capito? Non è stato soddisfatto neanche dal dipartimento che l'ha rassicurato sul fatto che in quell'area non sono previsti parcheggi interrati. Comunque, per tornare alla questione del PUP di Giulia Agricola, che è sicuramente una questione che incide in maniera fortemente negativa per gli abitanti di quel quadrante, per il lungo tempo in cui si protrae lo stato di disagio, di incuria del cantiere. Allora, mi pare evidente, anche da quanto diceva e raccontava la consigliera Cerconi, il municipio, per conto degli uffici, dell'assessorato, inteso come municipio più complessivamente, anche la polizia municipale, non solo per la mozione, ma già da prima, come avevo detto nel momento in cui il Consiglio ha approvato quella mozione, anche dopo, devo dire, riconosciuto anche dai cittadini in quell'ambito il 18 di giugno, quella mattina, si è attivato con tutti gli strumenti a disposizione per sollecitare il Dipartimento e la ditta che è ancora concessionaria dell'area affinché siano ripristinati la sicurezza del cantiere, perché le recinzioni sono diverse, e per ridare decoro a quel contesto, tenendo conto, e non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che la ditta, l'operatore, ha aperto un contenzioso con l'amministrazione comunale rispetto ai danni che lui sostiene di aver ricevuto per il fatto che l'opera non va avanti. Tenete conto che il municipio si è detto disponibile con una nota all'avvocatura, ai dipartimenti competenti, di essere presente al tavolo della controversia, proprio per cercare, così come recita la delibera comunale di aprile del 2013, di addivenire ad una soluzione che soddisfi le parti in causa. Questo è lo stato della questione. Da un punto di vista dell'attività per cercare la soluzione del problema, quindi mi pare che anche se non andata a buon fine, diciamo, la convocazione del 18 ne sia la prova. Che cosa è successo il 18 giugno la mattina? Presenti gli uffici dell'amministrazione, nella polizia locale, nel UOT, ero presente anch'io, e il Dipartimento Mobilità con un funzionario. Abbiamo riscontrato la non volontà da parte dell'operatore di addivenire a quanto pure lui aveva detto di essere disponibile a fare nella pulizia e messa a sicurezza del cantiere in quell'ambito, anche con una nota che a noi era arrivata la sera prima, badate bene, ha addotto la motivazione che, essendo stata convocata una riunione del TAR, una convocazione del TAR per questa discussione per il 9 luglio, e secondo l'operatore, l'avvocatura del Comune di Roma, è chiaro che queste sono motivazioni, diciamo, di parte, l'avvocatura del Comune di Roma sfrutta questa disponibilità come elemento per nuocere a quelli che sono i diritti dello stesso. Quella mattina, uniformemente, tutti i rappresentanti dell'amministrazione ai vari livelli hanno intimato all'operatore che adduceva
motivazioni di ordine pubblico rispetto alla non possibilità di pulire, che tale situazione non era in essere, forse c'era stata, come lui ha dichiarato anche in una nota scritta, ma c'erano tutte le condizioni per pulire. Successivamente, con note scritte, sia gli uffici municipali della unità tecnica che della polizia municipale hanno ulteriormente intimato e rappresentato al Dipartimento la necessità di ulteriori atti affinché si costringa, secondo noi, il concessionario dell'area, che è l'operatore, a mettere in sicurezza il cantiere, per quanto diceva lei. Questa è la situazione. Io ripeto, nel più breve tempo possibile, stiamo usando tutti gli strumenti che sono in nostro possesso per cercare di sanare questa situazione. Qualcosa la voglio dire però, me lo dico alle forze politiche responsabili come sono queste di consiglio. Attenzione, seppur ci sono state condizioni in cui era possibile ripulire il cantiere e ripristinare la recinzione dello stesso, ci sono stati alcuni momenti di frizione in cui i cittadini, qualche cittadino ha rischiato di essere perseguito dalla legge, perché tacciare qualche funzionario dell'amministrazione pubblica di cose poco nobili, che non è una prassi con cui l'interlocuzione è possibile. Che mi sono adoperato affinché questa fase critica fosse superata, però io faccio appello a tutte le forze politiche affinché tutti quanti, come credo sia nell'intenzione, spingiamo per risolvere il problema e non per accendere gli animi, anche perché poi qualcuno non ha gli strumenti per controllarsi e rischia anche in proprio. Riguardo alla questione delle buche che si formano lungo via Giulia Agricola, anche su via Festo Forzio, anche rapporti, segnalazioni, discussioni avute con l'ufficio tecnico, mi sento di rassicurare la consigliera, ma il consiglio tutti, affinché le buche che si creano su via Giulia Agricola sono indipendenti da quello che è il cantiere del pupo di Giulia Agricola, che come tutti sanno ha avuto solo alcuni scavi a trincea per realizzare le indagini archeologiche. Grazie. Consigliere Cerconi. Io ringrazio l'assessore, però la domanda è questa: non ha fatto menzione della convenzione che intercorre tra il nostro municipio e la ditta. Lei mi correggerà se sbaglio, non esiste convenzione per il suolo pubblico? Non c'è convenzione, a noi risulta questo, a me risulta, probabilmente sbaglierò, vedremo la prossima volta, magari porterò anche il pezzo di carta, perché a me risulta scaduta l'8/12/2012. Quindi la ditta non ha comunque autorizzazione per stare sul nostro territorio, corretto o non corretto questo, assessore? Corretto. In virtù di questo, se è un normale cittadino che mette, una bancarella sul suolo pubblico, viene tolta e viene multata, noi dovremmo fare lo stesso, perché oggi la ditta non ha diritto a sostare. Non ha l'occupazione di zona pubblica, però è concessionario dell'area rispetto alle indagini. E quindi non ha occupazione di suolo pubblico, quindi non potrebbe starci oggi. Ma se è scaduta oggi la convenzione non potrebbe no se è scaduta oggi la convenzione a me risulta che non potrebbe comunque lasciare il cantiere non potrebbe comunque persistere il cantiere. Al di là di questo, io volevo semplicemente chiudo dire una cosa. Di solito lei chiede, Presidente, se il consigliere è soddisfatto della risposta dell'assessore. Io mi riterrò, e penso tutti, soddisfatti nel momento in cui il PUP di Giulia Agricola verrà messo non solo in sicurezza, ma verrà
tolto, perché la condizione è quella che è. La nostra soddisfazione ci sarà solamente quando avremo risolto tutta la situazione. Quindi questa mozione, con nuove deduzioni, con nuovi premessi e quant'altro, verrà ripresentata finché noi non riusciremo a risolvere la situazione. Grazie. Grazie. Ultima interrogazione, presentata sempre dal consigliere Cercone, Giuliano ed altri, riguardante la viabilità di Porta Metronia. Prego, consigliere. Buongiorno. Buongiorno. Viabilità a Porta Metronia, io l'avevo già anticipato all'assessore, la situazione per chi abita nel quadrante è molto chiara. Ci sono dei New Jersey che sono presenti al fine di regolare il traffico nel momento in cui entriamo nel municipio, quindi subito dopo gli archi. Sappiamo che la situazione è drammaticamente accentuata dal fatto che abbiamo il cantiere della metro C e una situazione ovviamente di traffico che va ad incanalarsi tutto su via Gaglia. Io in tempi non sospetti, e parlo di settembre, ottobre, avevo convocato una commissione controllo e garanzia, ero stata chiamata dagli uffici dell'ex nono municipio che mi avevano detto che la rotonda era una rotonda momentanea e che costituiva praticamente, erano degli oneri a scomputo di metro C per il fatto di insistere, questo mi era stato riferito, praticamente era metro C che avrebbe dovuto costruire la rotonda nel momento in cui sarebbe terminato il cantiere. Ora io quello che ho riscontrato è che se una rotonda è provvisoria, le strisce per terra dovrebbero essere gialle, a meno che i miei ricordi non sono errati, perché gialle segnalano una situazione provvisoria, bianche sono delle situazioni fisse. Non so se erro, poi assessore lei mi dirà, io non mi sono mai occupata di mobilità, ma da quello che ricordo un po' di educazione civica vagamente ricordo questo. Non solo, il problema qual è? Che vengono continuamente spostati e la rotonda non si sa come si allarga sempre di più, cioè prima erano un tot di New Jersey, adesso la rotonda è diventata, praticamente prende l'intera piazza. Io voglio sapere come possiamo fare, i tempi di realizzazione e quanto ci metteremo, perché la situazione su via Gaglia, per chi la conosce, è drammatica. Semplicemente questo qui, anche perché so che la manutenzione però della rotonda compete a noi, neanche questo. Allora gli uffici mi hanno detto qualcosa di errato. Grazie. Allora, la problematica posta dalla consigliera Cerconi è sicuramente una problematica importante. Per capirci, i New Jersey che sono presenti e che fanno da rotonda sul piazzale Metronio sono stati installati diversi anni fa anche in via sperimentale, rispetto a vedere l'effetto rispetto alla mobilità. Questo non vuol dire che ci vogliono le strisce gialle, perché la provvisorietà è rispetto alla rotonda, al manufatto, non alla viabilità, che comunque è quella e non va disegnata con strisce gialle. Quel piazzale è competenza della grande viabilità, per questo non siamo potuti intervenire subito sulla segnaletica. Comunque segnaleremo a Dipartimento Simu un intervento, la richiesta di un intervento di l'hanno detto gli uffici dei Forti Fiocca. Io ho la nota qui, io non so onnisciente, non ci mancherebbe. L'altra cosa di cui faceva menzione la consigliera, cioè il fatto che c'è un impegno da parte di Metro C di realizzare con un manufatto stradale la rotonda al termine dei cantieri, io la confermo, l'ho recepita da quelli che erano gli accordi che il Metro C aveva fatto con l'ex nono municipio nel momento in cui c'erano stati gli incontri per la localizzazione dei cantieri della Metro C. È chiaro che quel quadrante sta soffrendo perché ci sono diversi cantieri in essere, dunque tutto l'asse San Giovanni, da Piazza Lodi fino a Piazzale Matronio. Io mi auguro, oggi avrete letto tutti quanti che il sindaco in un'intervista ha detto che già Piazza Lodi a ottobre useremo
quella fermata, io mi auguro che nel prossimo anno magari l'accelerazione dei lavori che è stata data alla realizzazione della metro C possa aiutarci a anche decongestionare quell'ambito territoriale del nostro municipio che è molto carico di traffico. Grazie. Consigliere Cercone. Quindi praticamente non abbiamo tempi di realizzazione della rotonda, non li sappiamo, che Dio ci assista. Io anche in questo caso non posso ritenermi soddisfatta, perché purtroppo la situazione è quella che è, cioè siamo veramente in una condizione, in una situazione, non voglio dire drammatica, ma quasi. Probabilmente sì, lei segnalerà, io gradirei insomma che le segnalazioni vengano fatte anche prima, perché ci sono nel nostro municipio dei punti nevralgici e delle situazioni tali che sono portate avanti da anni, anche prima che la sottoscritta entrasse nel consiglio. Io, se mi posso permettere un secondo, io chiederei una cortesia a tutti quanti, cioè qui ci dovremmo mettere al di là di destra, sinistra, perché poi le esigenze di un territorio quelle sono, la viabilità di San Giovanni così come di Porta Metronia riguarda Cercuoni, Fratelli d'Italia, quanto riguarda altri, probabilmente dovremo in qualche modo cercare di metterci davanti a un tavolo e cercare 4-5 grandi situazioni da sistemare, ma metterci seriamente, perché secondo me, e dispiace dirlo, non lo stiamo facendo né come presidenza né come consiglio, perché non è possibile che Giulia Agricola, così come San Giovanni, così come tante altre situazioni, non abbiano una risposta certa. Grazie. Grazie consigliera, abbiamo chiuso, il consiglio è chiuso, grazie.